Avere 20 anni in Turchia, Siria, Libano, Balcani ed Egitto è il titolo di un progetto coordinato dall'Istituto Salvemini e dalla Fondazione Innocentina, a cui partecipano altri istituti, altri partner, e che si inserisce nel progetto del Polo del Novecento che ha come titolo Dove portano i venti. Questo riferimento ai venti naturalmente è un richiamo intanto all'ovvietà che con quest'anno 2021 è cominciato il decennio appunto degli anni 20 del XXI secolo, ma naturalmente parlare di anni 20 non solo in termini storici ma anche in termini culturali rimanda agli anni 20 del Novecento che hanno avuto l'importanza che hanno avuto in tutti i campi, dall'economico, il politico, il sociale e il culturale. Tutti questi paesi c'è questo rimescolamento. Il richiamo agli anni 20 lo trovo lì, per esempio. Loro, per certi aspetti, mi ricordano gli anni 20 di 100 anni fa, società in cambiamento, che hanno sofferto contraddizioni, ma anche delusioni, non dimentichiamo anche questo aspetto, e che sono piene di giovani, e anche in cui, a differenza di allora, in cui anche le donne, nonostante tutto, nonostante i modelli culturali e religiosi particolarmente oppressivi per le donne, si fanno avanti, sono protagonisti. Avere 20 anni in questi paesi significherà guardare ai diritti calpestati di tanta umanità, ma anche di giovani che nel mondo, sappiamo, si fanno partecipi e protagonisti di una fondamentale battaglia per il diritto di avere i diritti. A differenza dell'Europa, che è in evidente crisi demografica, quelli sono paesi giovani davvero, l'Egitto, la Tunisia, ma la stessa Turchia, sono paesi giovani e quindi lì c'è questa pressione che purtroppo non riesce a incanalarsi perché poi oscilla fra repressione brutale e, come dire, fughe in avanti di tipo terroristico. Neo-religioso. Il nostro progetto è partito con l'adesione di una campagna nazionale e internazionale molto importante che ha visto coinvolto l'artista e attivista Gianluca Costantini in un'iniziativa che abbiamo chiamato Una sedia per Zaki. E il Polo può essere un luogo nel quale, attraverso tante attività che partiranno presumibilmente da quest'estate, se ci sarà un allentamento della pandemia e se ci sarà la possibilità di avere ingressi contingentati, con una rassegna cinematografica estiva e quindi film e quindi podcast e quindi sondaggi e quindi attività che svilupperemo. Un'importante attività sarà quella di individuare alcuni artisti che provengono da questi paesi e che attraverso il linguaggio della graphic novel hanno provato a raccontare la storia di questi paesi. Sono artisti in parte in esilio e rifugiati in paesi democratici. Il tema dei nuovi linguaggi è fondamentale, anche perché spesso ci si dimentica che il linguaggio non è soltanto un mezzo, uno strumento, è parte integrante del messaggio che va a veicolare, è espressione di una cultura che è che utilizza quei linguaggi e quei messaggi. E quindi la consapevolezza che c'è oggi è che noi, per comunicare soprattutto con i più giovani, è che bisogna usare ogni possibile forma di comunicazione linguistica, visuale, che è congeniale e appare molto naturale soprattutto per le nuove generazioni. Quindi i linguaggi che noi utilizzeremo sono linguaggi che forse arrivano di più al cuore dei giovani, ma certamente vogliono arrivare al cuore di tutte le generazioni.